Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Ho comprato per pochi euro degli anelli adattatore della Meike per la fotografia macro. E adesso mi trovo alla casetta e adesso andrò dietro, qui dietro nel bosco, a fare un po' di prove. Faccio dei test perché non l'ho mai fatto, ci conosco poco della fotografia macro. Questo anello adattatore che vi faccio vedere, eccolo qua. Aspettate, questo è un 16 mm. Ok, questo è 16 mm, ne ho un altro da 10, in tutto fanno 26 mm. Che cosa fanno gli anelli macro? Sostanzialmente avvicinano la distanza minima di messa a fuoco, cercando poi di ricreare il rapporto 1 a 1 o 2 a 1 a secondo del tipo di fotografia che vuoi fare. La cosa a cui devi stare attento è che gli anelli adattatori non devono superare la lunghezza focale dell'obiettivo. Io ne ho uno da 16, uno da 10 che sarebbe 26 mm. Ci sto mettendo sopra un 27 mm, sarebbe troppo vicino, praticamente mi dovrei avvicinare, appiccicare al soggetto. Invece che ho fatto? Ci ho messo solo quello da 16 perché mi metto così perché ho il sole contro. Se no non vedete niente, e ci ho messo soltanto quello da 16, così non faccio le cose esagerate. Con la fotografia macro, mano ferma, tempi di scatto abbastanza alti, e io ho messo un 125esimo. Ma vi dirò sul 160 anche 200 va bene. Qui c'è un po' di ombra. Ho alzato ISO, ho messo ISO automatico, però pazienza. E basta, quindi mano super ferma, altrimenti non, le foto vengono mosse. Ovviamente per fare delle foto decenti servirebbe la slitta, no? Per fare una specie di focus stacking, quindi mettere a fuoco un pezzo alla volta, perché poi è ovvio che con la fotografia macro la profondità di campo è praticamente inesistente, e quindi è un pochino più difficile. Però insomma mi sembra che stiano venendo bene. Sono abbastanza soddisfatto dell'acquisto, vi lascio il link in descrizione se a qualcuno potesse interessare e voglia comprarlo, ma se, secondo me insomma ne vale la pena per quello che costa, quindi facciamone un altro po' e poi si torna. Un ragnetto, lo vedete il ragnetto? Adesso lo fotografo il ragnetto. Eccoci qua, tornati alla casetta. Allora, fammi scendere da qua. Allora, le foto secondo me sono venute decentemente, ovviamente da quel poco che ho potuto vedere. È normale che non è un obiettivo macro, no? L'obiettivo macro è diverso. Costa anche 400-500 euro a salire, proprio a salire. E per 20-25 euro, 30 euro, secondo me ne vale la pena. Ti diverti, sono, diciamo, le foto vengono bene, anche ovviamente dipende se davanti poi ci metti un culo di bottiglia, è normale che le foto non verranno mai bene, no? Davanti ci devi mettere un buon obiettivo che ti può dare con una resa, con una buona resa. È normale che ci vorrebbe la slitta, no? Quella che va avanti e indietro per fare il focus stacking, però mezza la natura. Questa è una giornata così, ti diverti, un'oretta e basta. E vi lascio il link in descrizione per chi dovesse essere interessato.
e mettetemi un like se il video ovviamente vi è piaciuto e iscrivetevi al canale perché lo sosterrete e quindi mi darete la possibilità di continuare a fare video. Dalla casetta, dall'Abruzzo è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!